Oggi vi vado a parlare della Minimoog. Iniziamo col dire che MOOC sta per sommario e già questo ci dà un'indicazione sulla destinazione d'uso di questo veicolo, almeno quella che era la destinazione d'uso originaria. Quello che molti non sanno è che la Minimoog è stata progettata dal designer della Mini per essere aviotrasportata, paracadutata e eventualmente trasportato a braccia. Il progetto infatti venne presentato all'esercito, che però lo rifiutò perché la vettura non era sufficientemente alta da terra e non era abbastanza potente per lo scopo. Nonostante il rifiuto, la British Motor Company decise di inserire nel mercato quella che poi diventerà la Minimoog e iniziò la produzione nel 1964 e si articolerà in due serie e terminerà nel 1968. Era quindi una vettura civile e i destinatari della Moog, almeno al principio, erano i contadini, i commercianti, artigiani, quindi i lavoratori che avrebbero potuto caricare facilmente la merce all'interno del veicolo. In realtà, ancora una volta, le cose non andarono proprio come previsto, perché la tassazione imposta su questo tipo di auto era piuttosto elevata a causa del fatto che venne classificato come passenger car. Quindi le vendite non vennero favorite da questo punto di vista. Tuttavia ebbe maggior successo in una nicchia che era quella dei giovani snob, soprattutto dopo essere apparse in alcuni film tipo 007 o telefilm come The Prisoner. E nasce quindi come veicolo militare per poi diventare un'icona cult degli anni 60. Erano disponibili solamente due colori, il verde e il bianco. E per quanto riguarda gli optional, erano opzionali il riscaldamento, i sedili, tutti tranne quello del guidatore, il sistema lavabetri, la capote e la struttura della capote. Un'altra curiosità è che dei 14.500 esemplari totali prodotti tra il 1964 e il 1968, solamente 1.500 rimasero in Gran Bretagna e il resto vennero esportati in paesi come l'Italia, la Francia, l'Australia, gli Stati Uniti e paesi del Commonwealth, anche paesi tropicali. Uno dei motivi per cui tendiamo ad associare la Minimoog a il tempo libero o comunque una località di mare. Un'altra cosa importante da dire è che non tutte le Minimoog sul mercato sono state prodotte negli anni 60 in Gran Bretagna. Come abbiamo già detto, la produzione inglese va dal 64 al 68, tuttavia in Australia già c'erano degli impianti di produzione a partire dal 1966 e poi il progetto venne venduto ad altri paesi. Infatti troviamo Minimoog prodotte in Portogallo negli anni 80, ma anche dalla Cagiva negli anni 90. Però alla fine possiamo dire che la Minimoog prodotta in Gran Bretagna tra il 64 e il 68 rimane la più ricercata e la più apprezzata.